Simone, quarta settimana di lavoro, sta per finire il ritiro, qual è il bilancio? Bilancio positivo, perché abbiamo fatto le prime due settimane di riattivazione, quindi abbiamo fatto dei carichi graduali, poi abbiamo aumentato un po' i carichi di lavoro, le distanze, i ragazzi stanno rispondendo bene, c'è un po' da faticare, qualche acciacco, però insomma è giusto che sia così, ecco, ora bisogna mettere un po' di benzina nelle gambe. È una prestagione diversa da quella a cui siamo abituati, la pandemia ha cambiato anche questo, quali sono state le differenze? Differenze che ogni 4 giorni sei a fare i tamponi, è già quella una bella differenza, più il sierologico ogni 15 giorni, devi fare attenzione, usare un po' la mascherina, stare a distanza dentro lo spogliatoio, nella sala massaggi, quindi bisogna fare molta attenzione, insomma i giocatori nuovi che arrivano devono essere tamponati e poi li puoi mettere sia a cena e pranzo con gli altri che poi in campo con gli altri. Quindi ci sono da aspettare dei tempi diversi, è tutto un po' più difficoltoso, però insomma la cosa importante poi è il lavoro vero e proprio sul campo, dove i ragazzi lo stanno facendo direi in maniera più che buona, con applicazione, attenzione e voglia di lavorare. A tempistiche diverse anche il mercato, perché siamo ormai a fine agosto, però in realtà la campagna acquisti non è ancora cominciata. Sì, è un mercato un po' diverso perché sono finite un po' più tardi le stagioni, quindi le società si iniziano a muovere con tempi diversi, bisogna avere di sicuro un po' più di pazienza, sono cambiate anche tante dinamiche perché probabilmente il Covid ha indebolito anche le società stesse, i presidenti che comunque hanno anche altre attività e quindi giustamente devono valutare tutto per bene, quindi i grandi investimenti secondo me sarà difficile vederli in generale, soprattutto in Serie C, ma mi sembra anche in Serie B, però noi siamo fiduciosi per il lavoro del direttore della società e noi siamo pronti in campo a cercare di crescere, di migliorare per far bene. Come procede l'inserimento dei nuovi calciatori? Ma mi sembra bene, sia per Greffi e Mignanelli erano dall'inizio con noi e mi sembra che siano integrati più che bene nel gruppo, sono due ragazzi con una certa esperienza che hanno insomma, maturato presenze già in serie C e anche in Serie B. E poi è arrivato Castiglia, che è un altro ragazzo insomma, che ha alle spalle una buonissima carriera e un ragazzo alla mano, tranquillissimo, che anche lui mi sembra un ottimo lavoratore. E poi per ultimo è arrivato Fabio Gerli, che noi lo conoscevamo perché l'abbiamo già avuto a Siena, che è un altro ragazzo molto, molto in gamba, senza dimenticare il giovane Chiossi, che è un portiere insomma, che era alla Roma e che sta lavorando col preparatore. Mi sembra che si siano integrati benissimo con gli altri ragazzi, perché poi insomma sono ragazzi giovani che fanno presto a trovare le dinamiche giuste dentro uno spogliatoio e con la voglia di lavorare, che è poi la cosa più importante, la voglia di crescere, di migliorarsi, che quella non deve mai mancare sia per i giovani ma anche per quelli più grandi.